a tutti e ben ritrovati sul canale per questo nuovo video unboxing. Come promesso, oggi faremo un unboxing dedicato all'ultima startup della Cecchi Gori, ovvero il film La Decima Vittima, diretto da Elio Petri nel 1965, con protagonisti i due attori Marcello Mastroianni e Ursula Andres. Questo film che mescola commedia, satira, giallo, ma soprattutto fantascienza. Infatti è uno dei film di fantascienza italiani più conosciuti. Trattasi di una coproduzione italo-francese prodotta da Carlo Ponti, marito di Sofia Loren, pellicola che peraltro è tratto da un breve racconto di fantascienza dal titolo La Settima Vittima, e appunto nel 65 Elio Petri ne ha diretto un film. Io direi adesso di dare un'occhiata più da vicino a questa edizione, a Cecchi Gori, questa startup che è stata appena distribuita e mi è arrivata negli scorsi giorni, e diamo uno sguardo più da vicino a questa edizione. Guardiamo quindi più da vicino questa startup Cecchi Gori, edizione appunto restaurata, con questo artwork con i due protagonisti, Marcello Mastroianni e Ursula Andres. Diamo un'occhiata anche alla costina. Packaging sicuramente più larga, più grande rispetto alle startup precedenti, ma è dovuto anche al fatto che all'interno c'è anche il booklet che vedremo tra pochissimo. E niente, il logo Cecchi Gori in alto, Surf Film in basso con il logo del Blu-ray, e vediamo un po' il retro. Togliamo intanto i contenuti e vediamo quindi il retro, il cult del cinema fantascientifico diretto dal maestro Elio Petri con Marcello Mastroianni e Ursula Andres. Questa appunto edizione limitata a 500 copie, la mia è la numero 128, formato video 1.85, audio sia in italiano che in inglese. Poi tra poco vedremo comunque anche i contenuti extra che ci sono all'interno. Nota dolente, ma dolentissima, non solo dolente, il fatto che il packaging è davvero troppo troppo sottile. Io mi aspettavo una confezione rigida, invece è arrivato con questo cartoncino. Gran peccato, perché comunque, visto il prezzo pagato, mi aspettavo qualcosa in più. Comunque, diamo un'occhiata invece ai contenuti che ci sono all'interno. Troviamo questo booklet dal titolo La Decima Vittima Caccia al Film, un booklet di circa 100 pagine, presumo, non c'è scritto il numero, ma dovrebbero essere 80-100 pagine. Sfogliamolo velocemente. Così finisce il booklet, che peraltro mi è arrivato anche piegato, ho dovuto poi sistemarlo. Infine passiamo alla Marai che c'è all'interno. Troviamo quest'artwork che personalmente non mi dispiace, anzi preferisco più quest'artwork rispetto a questo. Non so voi, ma io preferisco più questo. Questa invece è la costina, e il retro invece è identico al cofanetto, quindi restauro digitale 2K realizzato dal Museo Nazionale del Cinema di Torino e dalla Cineteca di Bologna in collaborazione con Surf Film. L'interno invece è così classico, con il Blu-ray, e qui invece abbiamo tutti i nomi dei partecipanti alla startup, e ovviamente ci sono anche io, ovvero, se si legge bene, c'è Dr. Loomis Channel. Bene, quindi questo era il packaging di questa edizione Cecchi Gori, ma adesso diamo un'occhiata anche al disco, diamo un'occhiata al menu, diamo un'occhiata ai contenuti speciali. Già inserendo il disco troviamo questo menu movimentato con alcune immagini del film, troviamo con i personaggi ai lati Mastroianni e Andres. Per quanto riguarda l'audio, troviamo
l'italiano in DTS HD Master Audio 2.0 e anche in Dolby Digital 2.0. Stessa identica cosa anche per l'audio in inglese, sottotitoli unicamente in italiano. Ora invece passiamo ai contenuti speciali perché come extra ce n'è uno solo, ma è un bel extra, dura ben 80 minuti, nonostante sul retro dell'edizione ci sia scritto 90, ma in realtà ne dura solamente 80. Si tratta di un lungo documentario dal titolo Elio Petri, appunti su un autore. Questo appunto è un documentario dedicato al regista. Troviamo tantissime testimonianze, tantissime persone che hanno lavorato con lui, ma non solo, tanti registi come ad esempio Pontecorvo, Montaldo, ma tantissimi altri. Ho fatto una breve visione dei primi 5 minuti e sembra comunque molto interessante perché si parla appunto della carriera del grande Elio Petri. E gli extra terminano qui con questo mega documentario sul regista. In conclusione, un'edizione, una startup che mi ha soddisfatto a metà, sinceramente. Nulla da dire appunto sul master utilizzato, che ha avuto un ottimo restauro digitale 2K. Anche il documentario, per quello che ho potuto vedere, sembra molto interessante, molto lungo, dura 80 minuti. Anche il booklet all'interno è davvero molto carino, quello che abbiamo visto poco fa. Però quello che mi ha davvero deluso è il cofanetto, davvero troppo, troppo, troppo sottile. Mi sarei aspettato sicuramente qualcosa di più, visto il costo di questa startup, costava poco più di 32 euro, mi aspettavo un cofanetto rigido. Il tipo di confezione è molto simile a quello che è stato usato anche in passato con tantissime altre startup, però per un prezzo di 15-16 euro ci può anche stare, ma per il doppio del prezzo mi aspettavo appunto un cofanetto da collezione. Quindi personalmente do comunque la sufficienza assolutamente, visto il film, visto anche i contenuti che ci sono all'interno, però a livello di packaging non ci siamo proprio. Bene, quindi questo è tutto per quanto riguarda questo video unboxing. Io vi ringrazio di aver seguito il video e noi ci vediamo molto presto per un'altra review. Ciao a tutti!